Affare chiuso. Sono state già fissate le visite mediche. Il Napoli ha finalmente chiuso l'operazione proprio in queste ore. Il mercato del Napoli ha avuto un avvio sprint nelle sue prime settimane, per poi andare incontro ad una situazione di sostanziale stop che si sta protraendo ancora oggi. Dopo aver acquistato Leonardo Spinazzola, Rafa Marini ed Alessandro Buongiorno, la società ha posto un freno probabilmente legato anche alla situazione di Victor Osimhen. Molto del mercato azzurro, soprattutto sotto il punto di vista economico, passa da quello che sarà il futuro del nigeriano. Il caso è aperto da tempo e non trova una soluzione plausibile. Nessuno sembra avere intenzione di pagare la clausola rescissoria sul contratto del nigeriano, 130 milioni. Aurelio De Laurentiis non vuole assolutamente discostarsi dai 100 milioni di euro come cifra minima per la lasciarlo partire, mentre il Paris Saint-Germain spera in uno sconto sostanzioso da parte del club partenopeo. Tutto questo, ovviamente, complica e non poco la cessione dell'attaccante. Nel frattempo Giovanni Manna, neo direttore sportivo del Napoli, sta lavorando anche su altri tavoli. Gli acquisti di Billy Gilmore e Marco Bresciamini sembrano cosa fatta, ma prima di poterli prendere in via ufficiale andranno completate delle cessioni. Un lavoro certosino che in queste ore potrebbe vedere una svolta definitiva. Napoli, accordo trovato e visite mediche fissate, ci siamo. Sì, perché a centrocampo servirà sfoltire, ma in queste ore c'è la sensazione che qualcosa si sta muovendo in maniera importante. Michael Floruscio ha cancellato tutte le foto inerenti al Napoli dal suo profilo Instagram, segnale che molti ritengono indicativo per una sua possibile cessione in tempi brevi. Gianluca Gaetano vive la corte di Parma e Cagliari, anche se non si è ancora trovato l'accordo definitivo con nessuna delle due. Nel frattempo, però, c'è un terzo centrocampista che sarebbe ormai prossimo ai saluti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, sarebbe ormai del tutto definito l'accordo tra Napoli e Brentford per la cessione di Jens Kajuste. Il centrocampista svedese non ha convinto Antonio Conte e l'anno prossimo giocherà in Premier League. Già fissate anche le visite mediche che dovrebbero svolgersi all'inizio della prossima settimana, sostanzialmente lunedì. Una cessione importante per Giovanni Manna, che così cercherà di fare spazio in rosa per andare poi a chiedere i colpi che chiede Antonio Conte, funzionale alla sua idea di gioco. La formula della cessione di Kajuste, prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro,